A Palermo, sit-in dei lavoratori dello spettacolo e dei teatri. Da due mesi le maestranze del Teatro Biondo sono senza stipendio, ma in ginocchio c'è tutto il comparto produttivo. È ormai costante la discesa della curva pandemica, una situazione che sicuramente si protrarrà fino ad agosto. Successo per la raccolta di farmaci per il popolo ucraino, promossa da Federpharma, già consegnati gli aiuti attraverso l'associazione Ucraini-Romania. Altri 15 milioni di euro da ripartire tra i circa 230 comuni siciliani virtuosi che nel 2021 hanno superato il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, premiati gli enti locali Ricicloni. Un nuovo centro di accoglienza per i numerosi visitatori che vogliono immergersi nella successiva esperienza dell'architettura contemporanea, presentato il progetto per la riqualificazione dell'area limitrofa al Cretto di Burri. Bentrovati alla seconda edizione del TG di Media News di sabato 9 aprile. Apriamo con il sit-in di lavoratori dello spettacolo e dei teatri a organizzare la protesta SLC CGIL, FIST, CISL, Wilcom e FIALS. Da due mesi le maestranze del Teatro Biondo sono senza stipendio, ma in ginocchio c'è tutto il comparto produttivo. Vediamo. È un problema per tutti perché i due teatri istituzionali non hanno avuto le risorse necessarie che doveva versare il Comune, però è vero anche che il Comune è mancato a tutti gli effetti per problemi ovviamente di bilancio, è mancato assolutamente nei confronti di tutta la filiera, cioè nel senso che non è stato fatto nulla per quei lavoratori che hanno pagato il prezzo più alto, perché in questi due ultimi anni, soprattutto tra la pandemia e ovviamente questa crisi del bilancio del Comune, è mancato tutto, quindi sono quelli che hanno avuto e hanno pagato il prezzo più alto perché non sono interni ai teatri, perché vivono ovviamente di precariato e quindi nella ricattabilità del precariato chiaramente se la politica è mancata sia a livello comunale, anche a livello regionale, parlo per i singoli, degli artisti, dentro ci devi mettere che ci sono attrici, attori, danzatori, danzatrici, musicisti, tecnici che ovviamente freelance, che vivono ovviamente di questo lavoro, se mancano i bandi, mancano ovviamente tutto quello che comporta, che dovrebbe fare un comune e una regione per quello che riguarda anche singola, nel senso che alcune regioni hanno dato un contributo proprio ai lavoratori dello spettacolo, mentre ci sono stati per i teatri, non ci sono stati ovviamente per i singoli. Il Comune ovviamente è mancato anche nei confronti di tutta quella cultura diffusa, di chi fa cultura diffusa in questa città. Giornate lavorative semplicemente, noi fare un cartellone un pochino meno ricco, un po' più povero ci fa al limite comodo perché abbiamo avuto anche troppe proposte quest'anno per recuperare quelle degli anni del lockdown, ma le categorie dello spettacolo sono uscite dalla pandemia in ginocchio. Cioè la differenza fra noi Teatro Nazionale, quindi con più soldi, e questo taglio che non ci ha fatto gareggiare e che ci obbliga ai conti in rosso sono migliaia di giornate lavorative. Io non credo che se lo possa permettere questo territorio, questa regione. Per cui noi dobbiamo lottare e voglio far finta di non aver capito, di non aver sentito coloro che dicevano chi vuole la cultura se la paghi, perché allora anche le scuole, anche la sanità, insomma la differenza fra una società democratica e una società allo sfascio è esattamente questa, no? Che il governo e le amministrazioni garantiscono i servizi sociali fondamentali tra cui la cultura. La direzione è quella che noi vorremmo capire tantissimo, perché non si può andare avanti in questa maniera per un semplice motivo: la politica assente, questi fondi che non arrivano, queste promesse che non si sono capite se sono vere ma sembrano più delle fake, e noi intanto dipendenti, anche l'indotto e tutta la cultura in questo istante sta attraversando un momento veramente particolare, stare senza stipendio non è il miglior dei modi, quindi stiamo cercando di attirare il più possibile l'attenzione per far vedere a tutti che noi ci siamo, soprattutto a questa politica che è assente.
Cambiamo argomento, è durata circa 12 ore a Palermo l'udienza del processo Open Arms, nave della ONG spagnola che nell'agosto 2019 rimase per giorni in attesa del permesso di far sbarcare i migranti dopo aver salvato 147 persone nel Mediterraneo. Imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio, il leader della Lega Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno. Ed è emerso in tutta la sua chiarezza quella che è l'assoluta collaborazione da parte intanto dell'Italia e il rifiuto reiterato da parte del comandante di andare, di redistribuire parte dei migranti a Malta, di andare in Spagna, di accettare l'aiuto di imbarcazioni italiane. Siccome qui l'accusa è di sequestro di persona, credo sia stata smontata dallo stesso comandante nel momento in cui ha preso atto che ci sono documenti dai quali risulta che ci sono state delle sue scelte. Dall'1 al 20 ha fatto restare i migranti sulla sua barca per delle scelte che ha fatto in assoluta autonomia. C'è una guerra in corso, il Covid, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, il caro bollette, il caro benzina. Io sono stato trattenuto 13 ore in un tribunale per rispondere di un sequestro di persona per una nave spagnola che poteva andare ovunque nel mondo e invece ha preteso di forzare tutto e tutti a venire in Italia. Permettetemi di essere soddisfatto perché chi ha testimoniato ha chiarito il fatto che questi alla faccia di tutto e di tutti avevano deciso di fare battaglia direzione Italia. Però con tutti i problemi che sta vivendo il nostro paese in questo momento, passare una giornata intera di lavoro nel tribunale dove vengono processati i mafiosi è vergognoso dal mio punto di vista. Successo per la raccolta di farmaci per il popolo ucraino promossa da Federpharma, già consegnati gli aiuti attraverso l'associazione Ucraini in Romania. Successo di adesioni per la raccolta indetta da Federpharma in favore del popolo ucraino. Federpharma Palermo e le singole farmacie hanno contribuito con generose donazioni alla raccolta di fondi organizzata da Federpharma Nazionale nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dall'Associazione PGEU dei farmacisti europei, che ha permesso di totalizzare 435.000 euro, somma che è stata devoluta alla Croce Rossa Italiana e che verrà utilizzata per donare beni, strumenti e servizi alla popolazione ucraina secondo le necessità indicate dal Ministero della Salute di Kiev, non solo per le cure di pronto soccorso e l'emergenza sanitaria, ma anche per garantire una continuità assistenziale ai pazienti cronici, a quelli oncologici e ai bambini. Contemporaneamente, grazie alla generosità di cittadini e farmacisti palermitani che hanno aderito alla raccolta solidale organizzata da Federpharma Palermo e Ordine dei Farmacisti di Palermo con la cooperativa Giorgio Lapira e con i Rotary e Club Colonne d'Erba, è stato possibile inviare 1.000 kg di farmaci e presidi sanitari che sono stati consegnati tramite l'associazione Ucraini in Romania. La rete delle farmacie e i cittadini palermitani, commentano Roberto Tobia e Mario Bilardo, presidenti rispettivamente di Federpharma Palermo e dell'Ordine dei Farmacisti di Palermo, hanno risposto prontamente alla richiesta d'aiuto proveniente dall'Ucraina, dimostrando anche in questa occasione grande spirito di solidarietà, impegno civile che ha fatto sì che la nostra città potesse essere concretamente vicina alla popolazione ucraina martoriata dalle atrocità di questa guerra assurda. Cambiamo argomento, è ormai costante la discesa della curva pandemica, una situazione che sicuramente si protrarrà fino ad agosto. Ne parla Marco Trapanese, fisico medico. La mia impressione è che siamo entrati nella fase di deiescenza della pandemia, perlomeno per quest'anno. Quindi adesso noi assisteremo a una discesa relativamente lenta, già si percepisce da un paio di settimane, che porterà i casi a poco a diminuire, le ospedalizzazioni così come le terapie intensive. In questo momento stiamo assistendo appunto a questa discesa dei positivi, una leggera, diciamo, risalita delle ospedalizzazioni, ma è essenzialmente perché sono in ritardo di 15 giorni e si andrà verso l'estate. Quindi personalmente ritengo che fino ad agosto questa fase si esaurirà, dopodiché da agosto in poi non v'è certezza.
nel senso che verosimilmente ci sarà una leggera risalita. Quanto sarà grave dipenderà molto dalla virulenza delle varianti che saranno, diciamo, prevalenti in quel periodo. Quindi dobbiamo aspettare agosto e settembre per vedere se ne siamo usciti definitivamente o se avremo un autunno un po' tribolato. Si parla di quarta dose per gli over 60 fragili e per tutti gli over 80, ma è una misura efficace dal suo punto di vista? In realtà su questo ancora non c'è alcuna evidenza scientifica. Qualche paese, per esempio gli Stati Uniti, l'hanno consigliata, qualcun altro facendo delle indagini sembrerebbe che sia efficace nei primissimi giorni, ma dopo un paio di settimane comincia a scendere e addirittura a sparire dopo 6-7 settimane. In realtà credo che se vogliamo perseguire la strada dei vaccini, la cosa più efficace sarebbe adeguare i vaccini alle nuove varianti, cosa su cui si sta lavorando. E mi auguro che si possa arrivare a dei risultati consolidati entro l'inizio del prossimo ottobre, perché oramai ci si sta avviando a trattare questa malattia come un'influenza. Il vaccino influenzale per quelle categorie di popolazioni che lei ha citato, quindi i fragili e gli over 80, è consigliato per l'influenza, in alcuni casi addirittura, non dico imposto, ma quantomeno fortemente consigliato. Lo stesso tipologia di approccio si sta cominciando a sviluppare nel mondo per quanto riguarda il Covid, ma quella tipologia di approccio si basa su un concetto fondamentale, che il vaccino venga aggiornato di anno in anno. Quindi se riusciremo ad andare verso l'aggiornamento del vaccino ogni anno, il Covid-19 potrà essere considerato, diciamo, quasi ufficialmente, permettetemi, o quantomeno sarà trattato con gli stessi approcci con cui vengono trattate le influenze stagionali. Altri 15 milioni di euro da ripartire tra i circa 230 comuni siciliani virtuosi che nel 2021 hanno superato il 65% di raccolta differenziata di rifiuti. L'hanno reso noto il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Daniela Baglieri alle ciminiere di Catania in occasione della premiazione agli enti locali Ricicloni. Noi abbiamo trovato una Sicilia con un tasso di differenziata molto basso, intorno a 18. Stiamo crescendo e oggi è un momento anche appunto, di premiare e di riconoscere gli sforzi che ben 167 comuni hanno fatto nel 2020 e già vi anticipo che nel 2021 sono già oltre 230. Quindi è un processo in itinere che va supportato, che il governo sta provando a promuovere con tutti gli sforzi con i comuni e lo dobbiamo fare perché dobbiamo passare dal modello delle discariche a un modello invece del compostaggio. E ricordiamo che il compostaggio non è solo rifiuto organico, ma può essere anche energia. Identità e cultura, un futuro per Palermo, è stato il tema dell'incontro dibattito organizzato dal Dipartimento Nazionale Cultura della Lega, presenti il sottosegretario di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni, e l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà. Palermo è nei pensieri del governo con una serie di interventi, pensiamo al CIS di Palermo, ora ci sarà la nomina del RUC entro un mese, però ci sono tantissimi altri interventi che di fatto ricadranno su Palermo perché Palermo racconta quello che è un po' il nostro know-how, cioè la nostra creatività, la nostra arte, la nostra cultura. Per cui se penso anche al grande investimento sulle imprese culturali e creative che stiamo per portare in porto, dovrebbe uscire fra un mese e mezzo con un anno e mezzo di anticipo, quello sicuramente aiuterà tutte quelle imprese culturali e creative che poi rendono grande un tessuto di tutto un territorio. E Palermo, come detto, credo che debba essere il motore per tutto il paese per uscire da una situazione difficilissima come quella che abbiamo vissuto con il Covid. Sottosegretario, parliamo delle ricadute, mi auguro, benefiche del PNRR per Palermo, ma per tutta la Sicilia. Ci dia qualche preview, qualche anticipazione?
Beh sì, sicuramente quelle sono tante. PNRR era anche questo qua, però c'è tutto il bando sui borghi, non solamente quello gestito dalla regione, ma quello da 1,6 milioni che sono arrivate 88 domande, entro fine maggio dovrebbero esserci entro il 25 i risultati dei borghi che sono riusciti comunque a cedere al finanziamento. Abbiamo le tratte delle ferrovie storiche, penso Pachino Noto è una delle tratte che vorrà portata comunque in porto. Per cui sicuramente arriveranno tanti fondi e credo che saranno tanti fondi che utilizzati nel miglior modo possono far, insomma, avere una ricaduta molto positiva su tutto il territorio. Palermo ha bisogno di un grande progetto di rinascita per superare questa fase asfittica in cui si parla solo di emergenze e di urgenze. Noi parliamo anche di cultura, di beni culturali, di professioni della cultura, lo facciamo a partire da tanti operatori di fondazioni e di associazioni culturali, a partire dagli artisti, a partire dai teatri, a partire dalle compagnie, un grande progetto di città che preveda la cultura non in fondo alla classifica e neanche come un inutile orpello da esibire ogni tanto, ma come pilastro fondante di un edificio che deve essere costruito da zero. Rientriamo in studio, presentato al Palamangano di Sant'Agata di Militello, l'accordo di collaborazione tra la Fondazione Istituto Giglio di Cefalù e il Centro Medico M&M per l'attivazione di un poliambulatorio specialistico sia con professionisti del Giglio che del Gemelli Giglio Medical Partnership. Siamo molto felici perché è l'ennesimo risultato di un'azienda che dimostra coraggio, dinamicità e la voglia di venire incontro ai cittadini. Oggi più che mai la sfida è proprio la prossimità, il PNRR ci sta consegnando questo obiettivo e noi oggi diamo un segnale concreto di vicinanza ai cittadini di questo territorio straordinario che è il territorio dei Nebrodi, confortato anche da un numero importante che è il flusso che abbiamo avuto l'anno scorso dei pazienti di questo territorio, di quasi 1500 persone che sono venuti a ricoverarsi da noi, e quindi da oggi noi vogliamo portare le nostre professionalità, le nostre migliori professionalità in questo territorio per un'attività ambulatoriale di grande pregio. Beh, le linee di attività che sono state anche autorizzate dall'ASP di Messina sono la neurologia, la chirurgia oncologica, la ginecologia oncologica, la ortopedia, la terapia del dolore e anche la riabilitazione, dove noi porteremo alcune nicchie nostre di professionalità su progetti riabilitativi di grande interesse. E per noi è importante quello di creare una struttura completa e dare tutti, diciamo, quelle possibilità alle persone che hanno bisogno per la salute e per diciamo, il benessere. Abbiamo creato, diciamo, questa opportunità. La neurologia è molto importante, tant'è che è presente in questa iniziativa, perché tantissime malattie neurodegenerative sono difficili da curare, sono sempre più complesse, ce ne sono sempre di più. Parlo per esempio di tutti gli ictus, l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla, tantissime malattie traumatiche, infettive, insomma ci sono tantissime patologie. Allora, questo punto per noi rappresenta un'opportunità per mettere a disposizione le nostre competenze. Abbiamo tantissime attività cliniche, ma tantissime ricerche sperimentali con i nuovi farmaci e diciamo, tra l'altro la neurologia è molto propensa per una telemedicina che potrebbe essere il futuro dei contatti dei pazienti con la nostra attività. Chiaramente accogliamo con grande compiacimento questa iniziativa perché sicuramente migliora, allarga, amplia l'offerta sanitaria sul territorio e precorre un po' quello che è il modello del futuro del sistema sanitario, che è quello di una collaborazione proficua e integrata tra pubblico e privato. Odissea, i segreti di Ulisse tra Magna Grecia e Trinacria, da oggi fino al 30 giugno a Palazzo Bonocore a Palermo, la mostra che seguirà il viaggio di Ulisse attraverso 100 pannelli, statue, colonne, vasi, gioielli, armi, bassorilievi e opere d'arte pittorica. L'Odissea Museum è un progetto di museo itinerante che nasce in maniera stabile, permanente a Catanzaro, quindi in Calabria,
In questi anni seguirà un percorso itinerante nelle maggiori città italiane, in particolare partendo proprio dalla Calabria e dalla Sicilia, quindi la Magna Grecia e la Trinacria, perché l'Odissea è il poema più famoso di tutti i tempi, è il libro più tradotto dopo la Bibbia di tutti i tempi, e quindi è un'operazione che mira a valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale, storico, mitico, che finisce per avere una ricaduta eccezionale a livello turistico, a livello di valorizzazione del territorio. L'Odissea è il viaggio di Ulisse, sostanzialmente circumnavigando la Sicilia e attraversando la Calabria per ritornare a Itaca. I più grandi autori dei primi secoli avanti e dopo Cristo, cito Ovidio, cito anche Tucidide, ce ne sono davvero tanti, hanno geolocalizzato il viaggio di Ulisse proprio a ridosso dello stretto di Messina. Quindi lo stretto è il simbolo del viaggio di Ulisse, il simbolo che Omero ha dato all'intero poema. E quindi ripartire da qui per sicuramente creare, rinsaldare un legame tra le due regioni dello stretto, al fine di veicolare al meglio questo straordinario mezzo che è l'Odissea, per conoscere il nostro territorio e farci conoscere a livello internazionale. I visitatori venendo a Palazzo Buonocore innanzitutto inizieranno un viaggio straordinario che parte proprio da questa statua alle mie spalle che è il Laocoonte, la copia, una delle pochissime copie esistenti del Laocoonte dei Musei Vaticani, quindi inizierà da qui, dalla stanza numero zero, che è proprio dove tutto ebbe inizio, quindi l'avventura della conquista di Troia grazie al cavallo di Troia, all'ingegno di Ulisse, il Laocoonte che cerca di opporsi invano all'ingresso di questo cavallo nelle mura di Troia, non vi riesce, viene ucciso da due serpenti che Atena stessa fa sorgere dal mare. Porcete e Caribea uccidono, stritolano sia Laocoonte che i figli. Questa statua è un punto di riferimento per Palermo, perché attraverso questa statua c'è stata la rinascita di quello che è stato il Rinascimento e poi anche del Barocco, e Palermo, come sappiamo, è la città del Barocco. Un nuovo centro di accoglienza per i numerosi visitatori che vogliono immergersi nella suggestiva esperienza dell'architettura contemporanea che dialoga con l'ambiente nella Valle del Belice. È stato presentato a Palazzo d'Orléans il progetto per la riqualificazione dell'area limitrofa al Cretto di Burri. L'obiettivo è quello di valorizzare un'area dove si trova un patrimonio artistico straordinario, quindi è un luogo anche dove accogliere i turisti e le persone, come dire, che vanno per cercare il Creto, no? Quindi un centro visitatori, un visitor center che si trova appena appena sotto il Creto, dove poter raccontare la storia del Creto, no? Che è una storia unica, no? È quella di un dramma che ha coinvolto la Sicilia, ma che poi è stato trasformato in una grande opportunità artistica. Quindi anche questa storia, raccontata con i filmati dell'epoca, anche con il valore di questo artista e altri artisti che hanno contribuito alla crescita di Gibellina Nuova, come dire, ha un fulcro e diventa un luogo dove poter raccogliere tutte queste informazioni e dare anche una chiave di lettura al Creto che ormai ha più di 50 anni, no? Quindi questo è un po' lo scopo, e rivalorizzare quell'area che oggi ancora sono presenti degli edifici che sono praticamente in via di demolizione, quindi dare anche un carattere come di una nuova vita. È il primo passo per valorizzare la Valle del Belice, che ancora aspetta il completamento della ricostruzione post-terremoto da parte dello Stato. Abbiamo già destinato 17 milioni di euro dei fondi POC, stiamo lavorando perché si possa aggiudicare la gara per la riqualificazione del Creto, dopodiché allargheremo la nostra azione nei centri che fanno parte della rete. Credo che quell'area possa diventare un polo di forte attrazione per il segmento turistico, culturale, archeologico, enogastronomico. Io credo che quelle comunità lo meritino. Giornata dedicata a Dante, alla bellezza didattica vissuta con sana leggerezza educativa tra voli di aquiloni, tra fiori di carta e versi danteschi omaggiati ai cittadini misilmeri per le vie del paese. È una manifestazione nazionale che da qualche anno viene organizzata dal Ministero e chiede di celebrare il genio di Dante in tutte le scuole e le istituzioni culturali.
Il nostro Dante di oggi si intitola E uscimmo a rivedere il sole, perché abbiamo voluto, dopo questo cupo inverno funestato dalla pandemia, uscire al sole, salire al nostro castello, costruire degli aquiloni che ricordino il sommo poeta e farli volare da lassù con un intento liberatorio e con l'intento comunque di celebrare la bellezza italiana nelle vesti del grande poeta Dante Alighieri. Innanzitutto ringrazio per essere venuti al Dante Dì, ovvero la giornata commemorativa di Dante. Quindi arrivati al castello, almeno io reciterò la poesia tanto gentile e tanto onesta pare. Sono felice di aver partecipato, mi sono impegnata molto per cercare di fare il massimo, sono stata tutta la settimana a realizzare l'aquilone e mia madre pure mi ha aiutato, ha fatto questo bellissimo abito. I ragazzi hanno partecipato con molto entusiasmo a questa iniziativa, anche perché per loro è veramente una giornata significativa, proprio l'inizio, ecco, di una svolta, ecco, a questo momento forse un po' triste che stanno vivendo. Hanno pensato proprio di colorare con la bellezza, con i colori degli aquiloni, un momento un po' particolare, ecco, che tutti quanti stiamo vivendo, quindi ad alta voce, attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la poesia, vogliono dire no alla guerra, vogliamo un mondo bello, un mondo circondato, arricchito proprio di bellezza e di tanto amore. Per i ragazzi sono delle bellissime occasioni di condivisione, del fare musica insieme. Questo è il coronamento poi di un lavoro fatto insieme, in classe, che poi abbiamo la gioia di condividere anche in questo meraviglioso contesto che ci accoglie. Abbiamo approfittato della prima occasione alla conclusione dello stato di emergenza e abbiamo coniugato questo grande interesse per Dante che da anni coltiviamo a scuola e abbiamo spostato un po' più in avanti la manifestazione del Dante Dì, che come tutti sanno è promossa dal MIUR nell'ambito della valorizzazione degli studenteschi. Che cosa abbiamo coniugato? Abbiamo coniugato la letteratura, la musica, l'arte, la poesia e l'aria aperta e la voglia di tornare a vivere le quotidianità relazionali di cui la scuola si nutre e la convivialità educativa che fa crescere i ragazzi, che sono davvero stanchi di questo tempo di privazioni, restrizioni. In un momento difficile come questo abbiamo anche voluto dedicare questo momento di comunità, sperando presto di poter avere notizie confortanti. Sappiamo che stiamo vivendo uno dei periodi più tristi della nostra storia, quindi è stata anche un'occasione per gridare la pace. In occasione della 52esima giornata mondiale della Terra, che si terrà il 22 aprile, il più grande evento ambientale internazionale in cui si celebra il pianeta Terra e se ne promuove la salvaguardia, si svolgerà l'ottava edizione dell'Earth Day Cefalù da venerdì 22 a lunedì 25 aprile. Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia da Covid-19 che ha colpito tutta l'umanità, torna Earth Day Cefalù, una manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Cefalù in collaborazione con Earth Day Italia. Earth Day Cefalù partecipa quest'anno alla maratona multimediale targata Earth Day Italia, che sarà in diretta su Rai Play dalle 8.30 alle 22.30 del giorno 22 aprile, la giornata mondiale della Terra appunto, e in differita su Vaticano News il giorno dopo. Dicevamo tante le iniziative, le novità nel cartellone di eventi di Earth Day Cefalù dell'ottava edizione, quindi di quest'anno, che si svolge in occasione della 52esima giornata mondiale della Terra. Avremo quindi tutta una serie di eventi naturalistici ma anche culturali, perché all'interno delle 4 giornate di Earth Day cade anche la giornata mondiale del libro, e avremo la possibilità di ammirare anche delle iniziative artistiche dislocate in diversi punti della città.
Partiamo venerdì 22 aprile con una pulizia straordinaria dei fondali della scogliera di Cefalù a cura di associazioni locali e del WWF Sicilia Nord-Occidentale. Ci sarà anche sempre venerdì 22 aprile un convegno sulla biodiversità tenuto dal professore Rosario Schicchi con il patrocinio dell'Ordine degli Agronomi della provincia di Palermo e con un video realizzato da Sicilia Antica Cefalù sul parco archeologico della Rocca. Alle 12 avremo la liberazione delle tartarughe Caretta Caretta in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Mirri della Sicilia e poi di pomeriggio andremo tutti a cavallo in una bellissima tenuta comunale immersa nel verde, Villa Bordonaro, grazie ai Cavalieri della Valdemone. Chiuderemo la giornata mondiale della Terra con un spettacolare performance cross mediale dal titolo Suoni in estinzione della Odd Agency, la stessa di Anima Mundi che si è svolto all'Orto Botanico lo scorso anno, e poi avremo in Piazza Duomo come testimonial d'eccezione, quindi una partecipazione straordinaria, D'Argent Amico e Urano, grazie alla collaborazione con Earth Day Italia e quindi in diretta su Rai Play. Sabato 23 aprile vi aspettiamo nel parco urbano della Rocca di Cefalù con la liberazione dei volatili a cura della Lipu del bosco di Ficuzza. Sabato pomeriggio un'altra escursione guidata a cura dell'Ente Parco delle Madonie e ce ne saranno anche diverse la domenica e lunedì 25 aprile. Una chicca, è una grande iniziativa che sicuramente richiamerà grandi e piccini, è la sfilata itinerante Choco Parade a cura dell'Accademia Creativa che si svolgerà domenica pomeriggio a partire dalle 5 del centro storico in lungomare di Cefalù. Tutto il programma di Erdei Cefalù è consultabile sul sito erdeicefalù.it e sul sito del Comune di Cefalù. Quindi vi aspettiamo a Cefalù per Erdei Cefalù ottava edizione dal 22 al 25 aprile. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.